Tra il 1907 e il 1912, per opera di Giovanni Boccardi, l'Osservatorio di Torino si trasferì a Pino Torinese sulla collina detta Brick Torre Rotonda, a 620 metri sul mare, dove vennero erette due palazzine. Nel 1921, mediante pubblica sottoscrizione, venne acquistato un astrografo, grossa camera per fotografare gli astri. La cupola più grande venne poi sopraelevata di 5 metri e installati nuovi cannocchiali e strumenti. Nel 1974 è stata costruita una nuova struttura in cemento armato che ospita lo strumento più prestigioso dell'osservatorio, un telescopio a specchio di oltre un metro di apertura, chiamato astrometrico, perché è destinato a misurare le posizioni degli astri. Nel 2007 è stato inaugurato il Parco Astronomico, progetto unico in Italia. Comprende il Museo dello Spazio, che si avvale di tecnologie interattive e di un allestimento multimediale, e il Planetario, cioè un simulatore del cielo, costituito da un sistema di proiezione predisposto per rappresentare il cielo e i moti celesti.